Ma Poppetti e Rauti stanno bene. Rauti ha avuto qualche giorno in questa settimana di febbre, però poi da un paio di giorni è ritornato a lavorare. Vabbè, Drudi non ci sarà, non è ancora disponibile. Vabbè, Ingrosso lo sapete, squalificato. E poi non ci sono né Sorrentino né Blanute che sono in nazionale. E neanche Chiarella che purtroppo in settimana ha avuto una piccola ricaduta sul problema regresso. Quindi abile lavorabile per giocare o farà le valutazioni? No, 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 Pompetti sta bene. Allora, le chiedo un po' sul reparto offensivo, perché la settimana scorsa aveva detto probabilmente cambieremo qualcosa, invece a Teramo non aveva cambiato nulla riproponendo Rauti, Ferrari e Clemenza. Le chiedo se questo adesso è l'assetto oppure se Rauti potrebbe avere una chance domani. Grazie. Ma ho detto prima, Rauti è stato 3 giorni con la febbre, praticamente dalla partita di Teramo, subito dopo Teramo, si è allenato. No, non è al massimo in questo momento, nel senso che è un giocatore che salta allenamenti, fare 90 minuti alta performance non è semplice, però è un giocatore importante che sta bene, quindi. Buongiorno Mister, sulla squadra le chiedo intanto se anche Appuntino sta bene, perché visto che ieri insomma non era in gruppo, e chi giocherà tra i pali, perché insomma noi diciamo Iacobucci, se ci può Ma confermare che giocherà. fra i pali giocherà Iacobucci, a parte che Iacobucci e Di Gennaro sono due grandi portieri. Giocherà Iacobucci perché rispetto a Di Gennaro, che come sapete ha avuto un infortunio superato ormai abbondantemente, ha più continuità di lavoro. Semplicemente per questo non è una bocciatura per nessuno, sono due grandi portieri, due ottimi professionisti, due ragazzi esemplari veramente, però giocherà Iacobucci. I motivi li ho appena spiegati. Pontisso va bene. Pottisso sta bene, sì. E invece le chiedo sulla partita, ma soprattutto su quello che rappresenta questo match, perché un girone fa è stato il momento più difficile della stagione del Pescara, anche il suo. Se si guarda indietro un attimo a quella giornata, a quella serata, no? Lei si è sentito per qualche ora non più allenatore del Pescara, e che percorso si è intrapreso? Ma no, ma queste cose qui un allenatore non le pensa, noi abbiamo avuto dei momenti, ne abbiamo parlato, poi i motivi li abbiamo anche abbondantemente spiegati, ma veramente spiegati. Ogni tanto mi capita di pensare alla partita d'andata con la Reggiana, dove subiamo calcio di rigore, espulsione di Di Gennaro, subisce anche un mezzo infortunio, tutte cose veramente non appartenenti alle regole della partita, e quindi poi prendiamo anche il gol del 3-2 senza neanche il portiere in porta. Quindi di che cosa parliamo? È come l'altra sera la nazionale, no? Cioè, adesso qua tutti fanno processi, ma a processo è che cosa? Che devi soltanto mettere la palla dentro e poi passano una volta la metà campo. Il calcio a volte è veramente illogico. Quindi, per rispondere alla sua domanda, quello appartiene al passato, ora o un altro momento. Si arriva a marzo, si arriva ai primi 15 giorni, 10 giorni di aprile, poi questo campionato termina presto. Ora è il momento di conseguire gli obiettivi, perché è così. Marzo è la prima settimana, la prima decade di aprile. Sono da sempre in questi campionati il momento in cui devi conseguire gli obiettivi. Quindi si gioca per vincere sempre, ma è fondamentale vincere domani, domani deve essere così. Mister, per ricordare un po' la domanda, però è oggettivamente un Pescara migliore, cioè più bello, più divertente, forse anche un pochino più spensierato, a parte Teramo, che magari è stato a metà, però è un Pescara migliore, migliorato rispetto all'inizio anno. Ma guardate, noi intanto siamo figli di una retrocessione. Quando retrocedi qualche colpa c'è, non è che tutti vogliono i tuoi giocatori, che comunque hanno dei diritti, mantengono i contratti, speri sempre che possono far parte del progetto anche chi pensa di andare via, e questo purtroppo non avviene, e in tanti momenti abbiamo vissuto di questo tipo di speranza, però poi il risultato finale era sempre diverso quello pratico in campo. Adesso c'è un gruppo consapevole che è stato ulteriormente migliorato nel mercato di gennaio, siamo in un altro percorso, secondo me abbiamo tanti margini di crescita in alcuni giocatori che sono arrivati dopo, non lo so, mi riferisco a Pontisso, mi riferisco a Cernigoni, mi riferisco a Gerardi, però complessivamente il gruppo sta bene.
tanto non poniamoci tanti obiettivi più in là, perché si direbbero soltanto parole che non servono in questo momento. Gli obiettivi sono quelli domenicali. Ora, 5 partite, secondo me l'ultima conta poco, chi è avanti sarà avanti all'ultima. Sono queste 4 partite determinanti e soprattutto queste 3 prima, diciamo, della piccola pausa di Pasqua. Si gioca per vincere, si gioca per vincere perché è il momento in cui gli obiettivi non è che devono essere soltanto perseguiti, devono essere ottenuti e quindi questo è il momento. Ma noi, ma anche a Teramo abbiamo creato abbastanza, ma anche con situazioni importanti, parlo nel primo tempo. Secondo tempo un pochino abbiamo perso i ritmi, qualcuno è calato, abbiamo concesso qualcosina a loro, ma qualcosina in termini di palleggio, se poi quando vai a giocare fuori casa con una squadra che costruisce non gli puoi concedere neanche 6-7 passaggi, quello credo che sia un fatto normale. Avremmo dovuto fare meglio. Davanti ci dobbiamo migliorare, andremo a trovare sempre squadre chiuse, perché questo sarà il motivo dominante di queste partite. Andremo a trovare sempre squadre chiuse, dovremo essere bravi a stanarli, dovremo essere bravi a trovare i varchi e gli spazi, dovremo essere bravi a giocare nei limiti del possibile, perché quando giochi sullo stretto esprimere velocità per chi attacca non è semplice, però queste sono le partite che ci aspetteranno. Ci siamo allenati per migliorare alcune cose in questa settimana, in questi 7-8 giorni, perché a volte prendiamo l'ampiezza, a volte dovremmo muoverci di più per andare dentro e magari perdiamo gli attimi, allora continuiamo a costruire, continuiamo a mantenere il possesso, però dovremmo cercare di essere più immediati. Su questo abbiamo lavorato. Ritorniamo sempre a queste domande sulla formazione, vabbè, ma sì, e alla fine questo è, no, la formazione, il Pontedera è una squadra che gioca un 3-5-2, è una squadra che fa molta densità, che si difende molto bene nella propria metà campo. Quello che noi andremo a fare dal punto di vista delle scelte, non lo so, ci sono tanti giocatori che possono giocare, stanno tutti bene, non c'è Drudi e Ingrosso, questo è il fatto importante. Io non sono preoccupato di non avere domani 2 giocatori del livello di Drudi e Ingrosso, perché ci sono il Lanessi, Gherardi, perché c'è Frascatore che può interpretare quel ruolo, perché c'è Veroli che naturalmente è un giocatore in quel ruolo. Poi dopo le scelte le faremo domani al momento opportuno, però durante la partita ci sarà sempre da intervenire e da modificare qualcosina. Quindi, come ho detto tante volte, non è che chi viene scelto è titolare in assoluto o è nettamente più forte di un altro che non viene scelto. Fortunatamente abbiamo un gruppo in cui c'è competizione, in cui c'è un livello importante, anche lo stesso Giambò, Memusciai, che piano piano sta recuperando dal problema che ha avuto, quindi tutti dobbiamo essere utili, poi tocca all'allenatore fare le scelte iniziali, ma chi non viene scelto dopo non è mai bocciato. Chi non ho capito perché come mai. No, Cernicoi è un giocatore che sta bene, ha recuperato dal problema che ha avuto 15 giorni fa, sta acquisendo continuità di lavoro, è un giocatore che ha qualità, si deve mentalizzare con noi. Quando dico mentalizzare significa che deve essere sempre continuo dal punto di vista del lavoro, quando sta bene. È un giocatore che sta bene, è un giocatore che ha pure qualità, è un giocatore che a me piace perché c'ha qualità. Poi che le possa esprimere queste qualità, tocca a lui dimostrarlo, ma se le esprime, di sicuro le esprime attraverso un atteggiamento più consapevole in allenamento, più continuo, più determinato, ecco. Visto
No, ma noi dobbiamo tenere in considerazione tutti, avere grande rispetto di tutti. Il Pontedera lo abbiamo analizzato nelle caratteristiche peculiari, come sta in campo. Noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo giocare veramente con grande accanimento, con grande cattiveria agonistica, con grande lucidità. Perché, come ho detto prima, adesso è il momento di quagliare, ecco, quindi adesso i punti non si possono perdere, non li dobbiamo perdere.